Un bel evento oggi a Ozegna, un po' a conclusione di quelli che sono i festeggiamenti per i 400 anni dell'apparizione al Santuario della Madonna. Sì, in effetti con questo chiudiamo il ciclo iniziato lo scorso anno e nello stesso tempo presentiamo un pochino le attività per l'anno in corso, anche se ovviamente saranno meno intense, meno impegnative di quelle avute nel 2023, che comunque ha segnato un momento molto molto importante per la comunità, ma non solo la comunità ozegnese, proprio per la zona canavesana. Difatti sono stati numerosi gli eventi per ricordare un evento che non tutti conoscevano, un fatto che è accaduto che non tutti conoscevano. Infatti adesso presentiamo anche oggi un libro, chiamiamolo riassuntivo, così praticamente abbiamo raccolto in forma molto, molto schematica, molto cronachistica possiamo dire, tutto quello che è avvenuto sia dal punto di vista religioso ovviamente, che era quello più importante, che dalla parte culturale, diciamo un po' di costume eccetera, con le fotografie, in maniera che ti sia il ricordo per le persone che hanno partecipato, per quelli che non c'erano e soprattutto per lasciarlo ai posteri, come è successo 100 anni fa, e noi speriamo che tra 100 anni chi ci sarà possa ancora vedere questo libretto. L'associazione Gavasun è molto attiva ad Ozegna ed è molto attiva per mantenere vivo il santuario anche con mostre. Sì, senz'altro. La nostra associazione punta proprio alla valorizzazione del territorio, per quanto è possibile ovviamente, con tutti i limiti che ci sono. E il santuario è sicuramente uno dei nostri obiettivi del cuore e speriamo che prossimamente ci sia anche il castello, anche se ovviamente il discorso mi sembra un pochino più complesso, ma su questo senz'altro penso che il comune o i rappresentanti del comune possano dire molto, molto più di me per quello che sarà lo sviluppo futuro. Sì, certamente, per un altro pezzo del patrimonio culturale di Ozegna. Eh sì, molto importante. E l'importanza è proprio recuperarlo, perché è una testimonianza importantissima, veramente. E noi ci auguriamo che si possa arrivare in porto. Prossima attività in cantiere? Ma dire proprio recente. Così a tempi brevi non molto, grosso modo dovremmo così prospettare un pochino una mostra, si pensava, sono ancora con ipotesi, e queste sulle migrazioni ozegnese del canavese, legata proprio agli inizi del Novecento, fine dell'Ottocento, era un'idea che era già balenata un pochino negli anni precedenti, poi l'abbiamo accantonato ovviamente perché c'era l'urgenza del santuario e ci ha richiesto un impegno non indifferente. Adesso vediamo un pochino se si concretizza, se riusciamo ad arrivare in porto con questa, ma con ritmi un pochino più tranquilli rispetto a quello dello scorso anno. Un bellissimo evento oggi qui ad Ozegna, a conclusione dei 400 anni dall'apparizione della Madonna al santuario, e un orgoglio per l'amministrazione di ozegnese. Certo, assolutamente, un grande orgoglio. Devo dire che questa opera letteraria è davvero importante, perché non solo raccontiamo la storia, la cultura, l'arte del nostro paese, ma è anche, come dire, fonte di ispirazione per il futuro, per i giovani. Perché credo che questa iniziativa che... grazie all'associazione Gavasun, grazie a tutti coloro, gli autori che si sono prestati, hanno dedicato del tempo per realizzare queste opere, è stato fondamentale, perché un evento così importante dei 400 anni per il nostro comune, credo che era fondamentale riuscire a realizzare questo, un ricordo, qualcosa che rimarrà nella storia, nel ricordo di ognuno di noi. L'obiettivo del Gavasun è quello appunto di valorizzare quello che è il patrimonio culturale e storico di Ozegna. Adesso lo sta facendo col santuario e poi magari potrà farlo col castello. Certo, adesso abbiamo anche il castello, che a breve credo che inizieremo un primo lotto con i lavori, e sicuramente le nostre associazioni e le associazioni locali avranno tutto l'interesse, la volontà, la voglia di fare qualcosa per il nostro comune, perché comunque sono delle strutture fondamentali di questo paese, ma soprattutto serviranno per in futuro per i giovani, per tutto ciò che si vuole realizzare sul nostro territorio.